La Perozza ha postato un video in cui chiarisce il suo pensiero circa la conoscenza pregressa alla trasmissione Tre Marciano e Vittoria dopo l'attacco di Desiree Popper. Mattia Marciano si ritrova a fronteggiare anche quello di Rosa Perrotta. Per l'ex cronista di Uomini e Donne è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarda, e per farlo ha scelto i social. La bella modella partenopea ha deciso di postare un video in cui attacca l'attuale protagonista del Trono, classico del dating show di Canale 5. Al dentista sta succedendo ciò che successe alla fidanzata di Pietro Tartaglione. La giovane fu accusata di conoscere Alex Adinolfi e di avere con lui un accordo, cosa che si rivelò poi non vera vista la scelta finale, e allo stesso modo Mattia non è visto di buon occhio per la sua conoscenza con la corteggiatrice di Vittoria. La Perrotta ha voluto dire la sua al riguardo. Il cronista conosceva già una corteggiatrice. La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 2 ottobre non è stata facile da affrontare per Mattia. Il cronista, infatti, ha dovuto chiarire quali sono i rapporti che lo legano a Vittoria, visto che tra i due ci sarebbe stata una conoscenza anche al di fuori della trasmissione. Marciano ha spiegato che Andrea D'Amante, alla fine dell'estate, lo ha informato che una sua amica voleva conoscerlo. Così i due ragazzi hanno fatto un video per la corteggiatrice, che però, a detta di Vittoria, non è mai giunto a destinazione. Successivamente, la ragazza provò a contattare Mattia sui social, ma sebbene il cronista avesse visto alcune foto, non ha mai risposto, fino a quando non l'ha ritrovata alla sua corte. Questo è il racconto di Marciano, che però non convince del tutto né il pubblico del dating show né le altre corteggiatrici. Durante la puntata, è stato impossibile non fare riferimento a Rosa. La scorsa stagione il comportamento della ragazza, che conosceva Alex, fu reputato ambiguo e fu proprio Mattia a credere che tra i due conoscenti ci fosse un accordo per uscire insieme dalla trasmissione. L'attuale tronista si allontanò dalla Perrotta indicando proprio la mancanza di fiducia tra le motivazioni, e si avvicinò alla Popper, anche se poi non ha avuto il lieto fine neanche con la brasiliana. Il video social della Perrotta terminata la messa in onda, Rosa ha pubblicato un video in cui lancia una frecciatina ironica a Mattia, chiedendosi come ci si possa sentire quando si è accusati di un'azione che non si è commessa. Inoltre, la Perrotta ha ribadito per l'ennesima volta che lei non aveva alcun accordo, lasciando intendere la sua buona fede. Non è finita qui, perché poi il pensiero della giovane è andato proprio all'attuale tronista, che si trova proprio a giustificarsi su fatti analoghi. Chissà se Mattia preferirà mettere tutto a tacere o deciderà di rispondere durante le prossime registrazioni all'ex tronista, che dal video è apparsa decisa a mettere in chiaro, ancora una volta, la sua posizione. Intanto il Trono classico procede e magari sarà proprio Sabrina Dio, per il quale il dentista ha avuto solo buone parole, a intervenire in sua difesa.